presso il Museo Civico del Mare e della Costa di Sabaudia sono state ospitate alcune interessanti rassegne che adesso andremo a visitare. Per mostrarvi questa ultima interessante rassegna sulla cuspide di Fricca. La mostra ha inizio con le più antiche forme di cuspide, che sono i bifacciali. Ora noi ci avvicineremo. Sono alcuni esemplari di cuspidi, i cosiddetti bifacciali, i più antichi, che risalgono a oltre 100.000 anni or sono. In Italia, nel nostro territorio, abbiamo il più antico giacimento, che è quello di Isernia Lapinita, datato 736.000 anni, dove esistono anche dei rozzi proto-bifacciali, ma più comunemente questi manufatti hanno un'età che oscilla fra i 400 e i 200.000 anni. La seconda vetrina ci mostra invece alcuni oggetti che sono sempre a forma di cuspide, ma che hanno alcune decine di disegni in meno. Cuspidi cosiddette musteriane, cioè prodotte dall'uomo di Neanderthal. Gli oggetti sono, come vedete, già di misura minore, ma i manicati, probabilmente su aste di legno, avevano un effetto micidiale contro le prede, che naturalmente dovevano essere affrontate a distanza ravvicinata. Questo espositore ci mostra invece cuspidi del Paleolitico superiore, oggetti ricavati, come si può ben vedere, su supporti laminiformi, che hanno un margine ritoccato con un ritocco molto irto che provoca una sezione molto pericolosa per le prede, in quanto fa una sezione triangolare che può essere micidiale appunto nella caccia. Questi strumenti forse preludono l'arco, che noi vedremo poi nelle culture successive. Ed ecco appunto le tipiche cuspidi di Fricca che sono l'oggetto di questa rassegna. Fricca è di questa forma, si nota una punta, delle alette e un peduncolo che naturalmente serviva per l'imanicatura. E questi oggetti hanno rappresentato per lungo tempo una forma di offesa, o per la caccia o per l'offesa nelle diatribe fra le varie tribù, e ancora oggi le popolazioni primitive realizzano questi manufatti che caratterizzano appunto l'epoca dal Neolitico in poi. La cuspide di Fricca poi fu abbandonata nell'epoca dei metalli, nell'età dei metalli, intorno a 2800 anni prima di Cristo, e da allora si perse l'uso di questo manufatto, tant'è vero che nel Medioevo e anche nell'epoca tardo-romana, quando questi oggetti venivano rintracciati, si pensava che fossero delle punte di fulmini, da cui il nome Ceraunia, che appunto significa punta di fulmine, dal greco Keramos. Questi oggetti, strano a dirsi, solamente in epoca molto più tarda furono riconosciuti, quando i primi esploratori, andando in paesi primitivi come l'America meridionale, l'Australia, l'Africa, incontrarono dei manufatti analoghi, per cui allora solo verso il 1600-1700, con le grandi esplorazioni degli altri paesi della Terra, si poté realizzare che queste non erano punte di fulmine, ma erano delle antiche punte di freccia. Ora ne vedremo altre di aspetto diverso nella prossima vetrina. Ecco, ora vi mostriamo delle cuspidi che sono non tradizionali, cioè che non hanno il classico peduncolo, ma che sono pure delle armature di frecce o di armi da taglio. Osservate delle cuspidi sessili che provengono dall'Afghanistan. In alto vedete alcuni esemplari privi di peduncolo a base piatta o a base concava, e come su in alto questa bianca piccola, è vero, che dimostrano
che il peduncolo non era necessario per l'imbarnicazione. E noi vediamo ancora altri generi di freccia, ecco, come ci illustra questo pannello, dove l'imbarnicazione avveniva in maniera inconcepibile alla nostra cultura. Tutta la cuspide veniva affogata dentro l'asta in certi casi, in certi altri scorgevano solo le alette per trattenere appunto la preda. Ed ecco un tipo ancora di cuspide di freccia straordinario, tipico. Io vorrei avvicinarvi, pregare la telecamera ad avvicinarsi per mostrarvi questo tipo di cuspide detto a Tour Eiffel. Infatti ricorda la forma della celebre Tour Eiffel di Parigi. E queste cuspidi si trovano solamente in certe zone dell'Africa. Ok. Ecco, infine quest'ultimo pannello ci mostra un assortimento generale di cuspidi di freccia. Io pregherei la telecamera ad avvicinarsi per mostrare appunto come la fantasia umana si è sbizzarrita nel realizzare queste armi d'argento, come le cuspidi a tagliente trasversale, cuspidi con vari alettoni più o meno elaborati, grosse cuspidi che probabilmente hanno armato dei giavellotti, e questo è un assortimento, è vero, che proviene da tutte le parti del mondo. Ecco, infine abbiamo sempre considerato una cuspide gli splendidi pugnali della Scandinavia realizzati in Secce. Si tratta di gioielli, di vera gioielleria, in quanto questa materia prima viene lavorata finemente con dei tocchi lamellari profondi che invadono tutta la superficie dell'oggetto e slanciano dei pugnali micidiali, anche questi, perché la selice ha una forte penetrazione, ecco come questo pugnale centrale che risale a circa 2500 anni prima di Cristo. Della rassegna La cuspide di freccia dell'immaginario collettivo ci presenta alcuni oggetti straordinari. Si tratta di una serie di bifacciali africani e europei molto rifiniti e molto belli, cui segue una serie di punte peduncolate ateriane, una cultura cioè dell'uomo di Neanderthal che anticipa di parecchi millenni l'uso del peduncolo per rimanicare questi manufatti. Nell'ultima e più alto ripiano sono invece esposti dei pugnali, delle punte di giavellotto o di freccia del Nuovo Mondo. Sono anch'essi oggetti molto rifiniti e molto belli, che hanno anche un discreto valore commerciale nel mercato dell'antiquariato. Infatti in America queste cuspidi vengono poste sul mercato libero. Noi le abbiamo esposte per la prima volta insieme all'altro materiale qui a Sabaudia e pensiamo che questa rassegna, unica nel suo genere, abbia riscosso un successo notevole.